minga, oh, per la colazione di domani mattina mi hai scassato la minga. Ai, ai, la torta! Minga, alle 9 di sera, mi devo mettere a cucinare. Ma è la libera! E le mandorle! Vabbè, allora. Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Un attimino che mi vesto, perché sennò poi qua non si capisce più niente. Oh yeah, guardate che figo. Inizio a essere già più serio. Ciao. Allora, per la colazione di domani mattina, allora facciamo una torta e zoriri. Zoriri. Facciamo una torta ma buona, proprio buona, buona. Vabbè, allora facciamo così. Prima vediamo una parte, poi dopo facciamo la seconda parte. E poi è brutta, ma è buona. È per quello che... Vabbè, dai. 3, 2, ora cominciamo a vedere gli ingredienti e poi zagadam, la nostra preparazione. Cominciamo dalla frolla. Abbiamo bisogno di 250 g di farina, un pizzico di sale, poi 120 g di burro, 100 g di zucchero e un tuorlo. È una lavorazione veramente molto semplice. La farina deve essere ovviamente una farina debole, quindi la farina 00 è fantastica. Mettiamo la farina all'interno di una bulla, aggiungiamo un pizzico di sale, lo zucchero e poi il burro lo tagliamo in tocchettini e lo andiamo ad inserire all'interno della bulla. Quindi aggiungiamo anche il tuorlo e impastiamo manualmente per ottenere un composto granuloso. Diversamente dalla pasta frolla classica, questo tipo di pasta frolla può essere manipolata senza nessun tipo di problema, anzi dobbiamo fargli assorbire bene al burro tutti quanti gli ingredienti. Quindi con la manualità si va a scaldare leggermente l'impasto e si va piano piano a compattare. Quando l'impasto si sarà compattato e avremo ottenuto questo risultato, lo copriamo con della pellicola trasparente, lo schiacciamo bene e lo mettiamo all'interno del frigorifero a riposare per 40 minuti. Intanto prepariamo la crema di limone. Abbiamo bisogno di un bel limone, 150 g di farina di mandorle, 150 g di zucchero, 3 uova intere e poi 70 g di mandorle in lamelle. Vedete? Devono essere quelle praticamente affettate. Con questo strumento tecnologico peliamo il limone e si chiamano zeste, ok? Praticamente andiamo a fare questi piccoli filamenti di buccia che è carica di oli essenziali ed è solo praticamente la parte gialla del limone. Una volta che l'abbiamo pulito bene tutto quanto il limone, li teniamo poi da parte. Quindi tagliamo il limone a metà e andiamo a ricavarne il succo. In realtà per questa torta ci serviranno due limoni, ok? Però il secondo limone lo vedremo dopo per cosa ci servirà e come andremo ad utilizzarlo. Prepariamo dunque la crema di limone. All'interno di una boule inseriamo le 3 uova intere con lo zucchero e mescoliamo bene con una frusta fino ad ottenere un composto bello omogeneo e leggermente spumoso. Quindi aggiungiamo la farina di mandorle e continuiamo a mescolare bene con la frusta per far amalgamare bene anche questa. Una piccola cosa vorrei dirla. Allora, la farina di mandorle si può fare anche in casa. Prendete le mandorle, le mettete nel frullatore e ottenete quella che è la farina di mandorle. Il problema è questo, che se si scalda molto il composto che state andando a frullare rilascerà quelli che sono i suoi oli e quando andrete ad inserirla in questa o in altre preparazioni il risultato che andremo a ottenere sarà quello di un composto slegato perché rilascerà i suoi oli. Ok, invece comperarla già fatta ci va a permettere di ottenere un prodotto che assorbe gli altri grassi, quindi gli altri oli eccetera eccetera. Io ho aggiunto anche il succo di limone e un pochino di questa scorzetta di limone. Questo serve per rilasciare un pochino di quelli che sono gli oli essenziali contenuti nella scorzetta. Mescoliamo bene il tutto e la nostra crema al limone è pronta.
imburriamo molto bene uno stampo da crostata di 26 cm e lo infariniamo anche. Questo è importante perché gli permetterà alla crostata, una volta cotta, di uscire dallo stampo senza creare grossi problemi. Ora, tiriamo fuori dal frigorifero la nostra base, come vi avevo detto è ancora molto granulosa, e l'andiamo a sbriciolare, quindi non la stendiamo col mattarello, ma l'andiamo a sbriciolare all'interno dello stampo, tutta quanta, così, in questa maniera. L'unica fase difficile di questa torta è quella che andiamo a fare adesso, ok? Dopo aver sbriciolato tutta quanta la base della crostata, la mettiamo all'interno dello stampo, bene imburrato e infarinato, con la mano, molto delicatamente, dobbiamo andare a schiacciarla. Non la schiacciate troppo perché altrimenti si attaccherà al fondo e quindi non uscirà più dallo stampo una volta che l'abbiamo sfornata. Però un pochino va schiacciata perché bisogna creare una sorta di divisione che deve essere molto molto fine fra la crema che andiamo a mettere poi sopra e il biscotto. Questa è, diciamo, l'unica fase un pochino importante. Cercate di giocare bene sul discorso dei bordi perché la crema ovviamente prenderà il suo spazio. Per quello che vi ho detto non è bellissima, però fidatevi, è di una bontà pazzesca. Poi voi sicuramente siete più bravi di me e riuscirete a farla in una maniera spettacolare. Quando abbiamo raggiunto questo risultato è pronta, andiamo a colare dunque sopra la crema. Sulla superficie mettiamo un pugnetto di mandorle, quindi 30-35 grammi, insomma fate un po' voi ad occhio, un po' al vostro gusto, ok? E non soltanto, ma mettiamo anche un pochino di quella che è la scorzetta del limone, dopodiché siamo pronti per andare ad infornare. Parliamo della cottura, forno 180 gradi, cottura 45 minuti, però c'è un però. Dovete far cuocere la torta per mezz'ora, dopodiché va tirata fuori dal forno. Quando la tiriamo fuori dal forno, prepariamo del limone, lo affettiamo in questa maniera, gli andiamo a decorare la parte centrale della torta con queste fettine di limone, quindi inforniamo nuovamente e terminiamo la cottura per gli altri 10 minuti che mancano. E voilà, léger son fait. La torta, la nostra crostata al limone e mandorle, crema di limone e mandorle, chiamatela come volete, è pronta. La tiriamo fuori dal forno. Mentre è ancora calda, prendiamo un piatto e la dobbiamo girare immediatamente. Poi gli diamo dei piccoli colpettini, piano piano, ok, sulla superficie dello stampo e aspettiamo così un paio di minuti finché lo stampo diventa un pelo più umano. Quindi lo andiamo ad estrarre. Lei è perfettamente scesa perché abbiamo imburrato bene, perché non abbiamo pressato eccessivamente. Quindi prendiamo un altro piatto, che poi sarà il piatto di portata, la giriamo ancora e perfetto, lo tiriamo su e abbiamo la nostra bella crostata. Rimettiamo a posto quel pezzettino di limone che si è spostato. Mettilo a posto, Stefano, mettilo a posto, che è brutto da vedere. Metti a posto quel pezzo di limone, dopo lo metto a posto, dai. Adesso, ecco, l'ho messo a posto, hai visto, ho fatto in fretta. Sulla superficie mettiamo un po' di mandorle ancora, giusto per fare un po' il gioco di colore, e poi comunque quelle altre sono più croccanti, più tostate, queste altre invece sono un pochino meno tostate, meno croccanti. Mettiamo dello zucchero al velo mentre è ancora tiepida, in maniera che fa una sorta di glassa, una sorta di copertura, e si va a legare bene anche con il limone. E poi per chiudere la nostra meravigliosa crostata mettiamo ancora un pochino di nostri zest, cioè quindi la parte della buccia del limone, quella che contiene tutti gli oli essenziali, e voilà, léger son fatto, finito, è pronta. E adesso dobbiamo aspettare un po' prima di fare la prova dell'assaggio. Wow. Una fetta piccolina. Non mi piace, troppo grossa. Profumo. Ok, metà. Ah, che spettacolo. È buonissima, è deliziosa.
mettiamoci anche sopra un pochino di questi cosini così, e che si chiamano anche zest, che sono buoni, sono buoni. Ok, va bene, dai. Allora vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Beh, baci, abbracci, tutto quello che c'è scritto qua dietro fatelo, ok, da là a là, e poi anche, non lo so, da qualche parte. Vi ringrazio, vi saluto e vi ricordo il sito internet dove trovate tutte quante le mie video ricette. Ora vado a fare la prova dell'assaggio e la mia domanda è: sarà buona o non sarà buona? Non lo so. L'odore mi dice qualcosa di sì, però non lo so. Io vedo il cameraman che continua a fare così con la cavessa, che vuol dire però ho fatto due fette, ma me le mangio io. Tu domani mattina a colazione, ma hai tenuto qua fino a mezzanotte alla 1:02. Problemi tuoi. A provarla. Stasera no. Cazzarini. Vediamo. Wow. Wow. Guarda, vieni qua. Guarda che roba. Mamma mia. Anche questo mi mangio così proprio. Promossa, buonissima. Ciao, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ciao.